Allora, di solito noi alle 15.30, oggi un po' in ritardo, abbiamo un appuntamento imprescindibile che è quello con la redazione. Di solito abbiamo Patrizio Romano, ma siccome è impegnato, no, lui è un po' Babbo Natale, non posso dirlo, una cosa tra di noi, oggi abbiamo un altro dei nostri giornalisti, un altro dei nostri componenti, insomma, della famiglia di Number One, ovviamente della redazione, che è Andrea Ferrari. Io vorrei fare una cosa, però Andrea, non ti mando in onda, aspetta. Leviamo. Siccome lo facciamo con Patrizio, sì? Ma perché non lo possiamo fare con te, scusa? Scusa, non ho capito. Vai. Lo possiamo fare anche con lui, no? Ecco, ok. Allora, io manderei questo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Sei pronto, Andrea Ferrari, a scatenare l'inferno un po' come fa Patrizio Romano? Benvenuto. Eccoci, eccoci. Un grande onore per me. Grande onore intervenire in diretta con te, Filippo. E spero ma di essere all'altezza del nostro Pater Romano, che salutiamo. Ma facciamo, guarda, tanti auguri e tornerà da lunedì. So che Pat stava girando con la sua slitta un po' per il nord Italia, perché lui sai che fa questo secondo lavoro da Babbo Natale, non lo diciamo a nessuno, però esatto. Insomma, vabbè, non è solo il Frank Sinatra dell'informazione. No, neanche il Tony Bennett, non solo, cioè nel senso fa anche altre cose. Bene, oggi è la vigilia di Natale, caro Filippo, magari ti aspetti che parliamo di cibo, regali, no, o quanto ingrasseremo a casa durante le feste, invece no. No, parliamo di tutt'altro, parliamo di Joe Biden, presidente eletto degli Stati Uniti d'America, come sai, come sanno tutti. Ecco. Se lo faranno entrare nella, diciamo, la Casa Bianca, perché c'è quell'altro che ha detto: ma non ci penso proprio, guarda. Ma... Sì, diciamo che forse non tutti sanno che il ruolo di Twitter, soprattutto per la politica americana, è dominante. Perché ogni volta che cambia presidente, di solito quello. Tanto che ogni volta che cambia presidente, come in questo caso, quello nuovo è solito ereditare i follower dei predecessori per il profilo POTUS. Chiocciola POTUS, che sai che cosa significa? No, dicelo. President of the United States, molto semplicemente, quindi presidente degli Stati Uniti da me. POTUS. Ho imparato una cosa nuova, non la conoscevo. Ecco, invece Joe Biden partirà con zero follower. Ah no, pensavo partisse con un altro tipo di chioccia, con POTA, no? No. Va bene, per cui zero follower. Zero follower non era mai successo nella storia, pensa Filippo, una comunicazione questa che è arrivata direttamente da Twitter a Rob Flaherty, che è responsabile del settore informatico nel comitato del nuovo presidente degli Stati Uniti, e questa comunicazione dice che sia i profili istituzionali POTUS, come detto, e quello della Casa Bianca, White House, archivieranno da gennaio, quindi quando si insedierà ufficialmente Biden, i contenuti esistenti, e informerà i seguaci del fatto che, se vorranno, potranno followare i nuovi profili dell'amministrazione Biden. Non so se hai capito, insomma, un po' com'è la faccenda. È un po' complicata, però... ma c'è lo zampino suo dietro, del ciuffone. Sì, che lui tra l'altro aveva ereditato invece tutti i follower, i milioni, 16 se non sbaglio, di Obama, esatto, qualche anno fa, nel 2017. Esatto. Peraltro si presume che questa decisione sia per rendere il profilo istituzionale indipendente dalle varie vicende che riguardano uno o l'altro presidente, perché si sa un po' dell'uso o abuso, direi, di Trump, di questo di questa piattaforma di microblogging. E quindi per tenere un po' separate le varie cose, è come se fosse una pulizia del profilo, quella che si fa anche ogni tanto quando devi cancellare qualcuno. Cancello quei nomi che neanche conosco, no, dal profilo, per esempio Facebook, piuttosto che Instagram, no, però Facebook tu l'hai mai fatto di buttar fuori qualcuno? Beh sì, sono 10 anni ormai che anch'io ho il profilo di Facebook attivo, e quindi insomma. Se ti capita quel Filippo Marciano, dici: ma cazzo è, scusa, cioè, chi lo conosce? Via, boom. Beh, guarda, volevo concludere questo intervento solamente specificando che insomma questa cosa accade solo per i profili istituzionali, non quelli personali di ciascuno di loro, quindi dove appunto possono fare insomma ciò che vogliono, quasi, ecco. Per salutarti, a proposito, volevo ricordare che anche noi di Radio Number One abbiamo i nostri canali istituzionali sui social, per cui continuate a seguirci, e tantissimi auguri di Buon Natale a tutti. Grazie Andrea, anche noi ti facciamo gli auguri da qua, dallo studio di Milano. Maggi stasera? Sì. Arrivo a casa un pochino tardi, da Bergamo a Cremona. Vabbè, dopo dai. L'ultimo notiziario che sarà con Fabiana più tardi. Sì, quindi... però quando arrivi, no? Arrivi già con la tavola apparecchiata, come si suol dire. Ci saranno tante belle cose, tante cose buone. La cosa che ci rimane in questo primo Fantastico. Giorno di ritorno alla zona rossa. Alla zona rossa. Grazie mille Andrea Ferrari, tanti auguri ancora e buone cose. Ovviamente ci risentiamo molto presto con te e poi con
questo specifico collegamento quando anche ritornerà il nostro Pat Romano. Ciao Andrea! Ciao, ciao a te, ciao. Auguri a tutti!